questa rappresentazione attraverso il dispendio l'aveva già raccontata Marx proprio all'inizio del Capitale, dove diceva che la ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistica appare come un'immensa raccolta di merci. E vari sono i modi di questa raccolta di merci. Uno è la vetrina, che mette in mostra una serie, allora, che è eccessiva di oggetti, ma in effetti fa capire che all'interno ce ne tanti di più. O vetrina delle vetrine, la fiera campionaria, enorme, labirintica da visitare, che vi dice, guardate, non c'è solo questa, anzi questo è il meglio che in questo momento possiamo suggerire. O nell'Ottocento, pensate alla descrizione che dei passaggi faceva Barbara Benjamin, come appunto raccolta immensa e continua di merce, questa più bella cosa del mondo, che è il passaggio in Chufra, dove c'è il più bel negozio di pastori antichi. O il grande magazzino, già celebrato da Zola nel Bonheur des Dames, ma Bazar, in Corchi e Fantasie, si dice, non mi ricordo più di che cosa, era una casa singolare, un panorama, una vera galleria fisionomica, un bazar di figure, di fortune, d'opinioni, donne affascinanti, donne colte, donne innocenti, donne timorate, donne arricchite, donne civette, autori, oratori, prosatori, poeti, magistrati, avvocati, diplomatici, accademici, agenti di cambio, bellicari, ultramontani, repubblicani, monarchici, papisti, bonapartisti, cartisti, orleanisti, anarchici, allarmisti, novellisti, feuilletonisti, ribellisti, pubblicisti, giornalisti, artisti, tutti qui si vedono, stanno gomito a gomito, si abbandonano, si distraccano. Ed ecco finalmente la gran madre di tutte le liste, infinita per definizione, perché è in continuo sviluppo, il World Wide Web, che appunto ragnatela e labirinto e non albero ordinato, e che di tutte le vertigini ci promette la più mistica, quella totalmente virtuale. Davvero ci offre un catalogo di informazioni che ci fa sentire facoltosi e onnipotenti, a prezzo di non sapere quale dei suoi elementi si riferisca a dati del mondo reale e quali no, senza più distinzioni tra verità e errore, compreso il fatto che la affascinante fanciulla con la quale stiamo corrispondendo sia poi infatti un maresciallo delle guardie di finanza. Qual è la differenza tra l'enumerazione abbondante dei mass media e l'enumerazione caotica dell'arte? Rivediamoci alcuni esempi di enumerazione veramente caotica. Uno è una presa da Calvino, nella memoria del mondo. Mi fermavo a osservare gli oggetti estranei che la notte ci avevo portato: un cranio, un cactus, una ruota di carro, una pepita d'oro, un proiettore da cinerama. Mi soppesavo e giravo tra le mani, mi succhiavo un dito punto dal cactus. Mi divertivo a immaginare che tra questi oggetti così incongrui corresse un legame misterioso che io avrei dovuto indovinare. Così si formavano alle volte delle specie di agglomerato cataste: tappeti, dune di sabbia, edizioni del Corano, pozzi di petrolio, una cozzaglia assurda di cianfrusaglie e disparate. Così la terra prendeva poco a poco le forme che conoscete. La pioggia di frantumi meteorici continua ancora, aggiunge nuovi particolari al quadro, lo incornicia di una finestra, una tenda, un reticolato di fili del telefono, riempie gli spazi vuoti di pezzi che combaciano le belle meglio, semafori, obelischi, tabacchi, absidi, alluvioni, lo studio di un dentista, una copertina della Domenica di Corriere con un cacciatore che morde un leone, e sempre si aggiunge qualche eccesso nell'esecuzione di particolari superflui, per esempio nella pigmentazione delle ali delle farfalle, qualche elemento incongruo con una guerra nel cashmere. E sempre l'impressione che ancora qualcosa manchi, che sta per arrivare, forse solo nei Saturni di Nebbio per riempire l'intervallo tra due frammenti di poema, o la formula che regola le trasformazioni dell'acido dei sossi ribonucleico nei cromosomi, e allora il quadro sarà completo. O Neruda, in quest'ode a Federico Garcia Lorca,
se potessi riempire di fuligi e di municipi e singhiozzando a 4 orologi, sarebbe per poter vedere quando a casa tua giunge l'estate con le labbra spaccate, giungono molte persone in abiti agonizzanti, giungono regioni di triste splendore, giungono arati, morti e papabili, giungono becchini e cavalieri, giungono pianeti e mappe insanguinate, giungono palombari ricoperti di cenere, giungono uomini mascherati che trascinano fanciulle trafitte da grandi coltelli, giungono radici, vene, ospedali, sorgenti, formiche, giunge la notte con il letto in cui muore tra i ragni un ussaro solitario, giunge una rosa di ovvi e spilli, giunge una nave giallognola, giunge un giorno di vento con un bimbo. Infine, il massimo esempio di lista incongrua, appunto, che può concedersi il lusso della brevità, e cioè l'elenco degli animali dell'enciclopedia cinese Emporio Celeste dei riconoscimenti benevoli, inventata da Borges e poi ripresa da Michel Foucault come esergo delle parole e delle cose, per cui gli animali si dividerebbero in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, ammaestrati, maialini di latte, sirene, favolosi, cani randagi, inclusi nella presente classificazione, che si agitano come pazzi, innumerevoli, disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, eccetera, che hanno rotto il vaso, che da lontano sembrano mosche. Considerando sia gli eccessi coerenti che le numerazioni caotiche, ci si rende conto che rispetto alle liste d'antichità qualcosa di diverso è accaduto. Omero ricorreva alla lista perché gli mancavano parole, lingua e bocca. Il topos dell'indicibile ha dominato per molti secoli la poetica della lista. Ma di fronte alle liste di Joyce o di Borges o di Calvino, di Neruda, è evidente che l'autore non fa affatto elenchi perché non saprebbe come altrimenti dire, ma perché vuole dire per eccedenza. Per Hugo si ingordigia della parola, per Gaia scienza del plurale dell'illimitato e soprattutto per rimescolare il mondo, o come fa Calvino per mostrare com'era il mondo prima che si rimescolasse subito l'ordine che ha oggi. E accumula nuova proprietà per far scaturire nuovi rapporti tra le cose lontane, in ogni caso per mettere in forse i rapporti accettati dal senso comune. La lista caotica diventa così uno dei modi di quella scomposizione delle forme che era stata attuata in modi diversi dal futurismo, dal cubismo, dal dadaismo, dal surrealismo o dal nuovo realismo, sono che è nata qui. Con la classificazione di Borges, la poetica della lista raggiunge un suo punto di massima eresia e bestemmia ogni ordine logico precostituito. E qui non c'è solo il gusto dell'elenco per se stesso. Qui si afferma che la lista non è solo dispositivo ludico, gioco letterario, ma forma di conoscenza, ovvero di disconoscenza, di messa in crisi del sapere a sé stato, e quindi una forma retorica da accostare col massimo rispetto, cosa che quest'oggi abbiamo cercato da fare, e anche se non vi posso rinviare con ulteriori prove che ha un eccetera.